grazie Nagel. Io prima di dare la parola a Kurosh Danesh per fare conclusione di questa assemblea, voglio sì, tempo che c'è il cuore, va bene. Io l'unica cosa vi do una informazione, va bene, che andiamo verso una manifestazione unitaria CGL CISLUIL, verso la manifestazione del 22 giugno. La priorità è lavoro partendo dai giovani, e voglio informare che martedì 18 giugno ad Ancona, Piazza Roma, alle ore 16.30 CGL CISLUIL incontrano i giovani, c'è musica dal vivo con vari gruppi e conclude la segretaria generale di CGL nazionale Susanna Camusso. Io chiedo a tutti di partecipare a questa straordinaria manifestazione ed essere molti di più, sia stranieri, anche tutti giovani e non giovani, che io non so in quale categoria me devo mettere, credo in quella più alta. Adesso possiamo dare parola al per Matti Jonas. Te presenti da solo, mi fai piacere che... Bismillahirrahmanirrahim, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Buongiorno a tutti. Allora, ho detto che ci si presenta di solo, mi chiamo Mehmet Yonus, provengo dalla Macedonia, vivo in Italia da 20 anni, venuto nel 1992. Cittadino italiano tra parentesi, perché ancora stiamo vedendo un po' le cose al buio, perché i risultati veri, sinceri, ancora non c'è. Perché lo dico questo? Adesso qualcuno subito ha cominciato a dire: cosa sta dicendo adesso questo qua? Allora, io vengo dalla provincia Pesaro-Urbino, abbiamo 14 italiani di origine italiana, madre, padre e zio e tutti quanti, che sono musulmani, che sono passati per le mie mani, che hanno fatto la shahada come musulmani. Non abbiamo un cimitero in nostra provincia. Se qualcuno dice, speriamo che stanno tutti bene, però se nel caso che succede una morte, noi alla nostra provincia veramente non abbiamo fatto, pure che abbiamo fatto le richieste nostre alla nostra provincia, non abbiamo avuto dei risultati di avere un cimitero musulmano, musulmano italiano. Vogliamo chiedere così? Fatto anche, ringraziamo il Karim che ha anche fatto con l'intervento anche della malintesa di quella ragazza. Io dico pure a Karim, siamo lo stesso immigrati, anche se ho la cittadinanza da qualche anno, ma sono l'immigrato. Perché l'immigrato? Perché ancora c'è da imparare a noi, da studiare, perché veramente questa lingua, per studiare e imparare, ci vuole pure, ma italiani, prendono il dizionario per vedere le parole, perché ancora non sanno. E pensa a te se sappia io, anche se sono 20 anni qua. Ci vuole ancora di imparare. Per il resto, veramente, abbiamo fatto insieme alla CGL a Pesaro contro il razzismo, contro questo, contro l'altro. Veramente ci dispiace. Non è che manca integrazione, manca di noi collaborazione. Perché non possiamo fare una cosa unica tra di noi? Abbiamo delle associazioni, tante associazioni. Io rappresento anche la comunità islamica della provincia Pesaro-Urbino. Non abbiamo la collaborazione, questo non dobbiamo vergognarsi a dirlo, perché veramente se abbiamo la collaborazione è tutto diverso, tutto diverso. Allora dobbiamo mettersi tutti insieme, le critiche si accettano, però dobbiamo vedere se sono valide le critiche che ci sono,
però sinceramente la CGIL di quella parte dove che ci siamo noi, anche perché proviene anche Karim da lì, veramente ci ha dato molto, ma molto ci ha dato la CGIL, questo non si può negare. Ci ha dato molto, ma molto, ci ha dato anche dei consigli, anche come fare per una cartaccia che al comune ti fa pagare, che la Claudia c'è qui, ti fa pagare una somma che la Claudia ci ha insegnato, sempre la CGIL, guarda, Memetti, non pagate quella somma perché per l'energia così così ci ha spiegato, e qualcun altro non si è reso conto, e vai a pagare allora, se non vuoi venire, ascoltare, a imparare, allora continua a pagare. E loro ti prendono 10 euro, 20 euro, quello che ti prendono, ti sta bene, paga ancora. Però la collaborazione, cari amici e fratelli, ci dovrebbe essere prima tra di noi, immigrati e non, e poi quanto che abbiamo una gran coscienza di questo che stiamo facendo, i progetti, è tanto vero, io sono, come ho detto, da 20 anni, uno dietro l'altro, qualcuno, qualche progetto si fa, qualcuno no, però non dobbiamo mollare, continuare ad andare avanti. Scusate per l'intervento che non era programmato, però mi sono reso conto anche io, perché io faccio parte di questa comunità. Grazie. Grazie.